tutti sanno ormai che sono più o meno il teorico della decrescita. Cosa c'entra la decrescita con i limiti? Va da sé che la decrescita significa uscire dalla società della crescita. E che cos'è la società della crescita? La nostra è una società che è stata, che si è lasciata fagocitare da una economia di crescita, un'economia che ha per unico fine la crescita, non la crescita per soddisfare i bisogni, che naturalmente sarebbe una cosa bella, ma la crescita per la crescita, crescere all'infinito. E questa società è fondata su una triplice illimitatezza: illimitatezza della produzione, ma questo significa illimitatezza dello sfruttamento delle risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili, illimitatezza dei consumi, ma come il nostro stomaco è limitato, si deve creare dei bisogni artificiali e sempre più artificiali, e alla fine il risultato è illimitatezza dei rifiuti, che significa illimitatezza dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e della terra. Ma questa triplice illimitatezza si iscrive dentro il paradigma dell'illimitatezza della modernità, che è illimitatezza non solo economica, ma geografica, politica, scientifica, ecologica, culturale, etica. Tutta, la modernità era un progetto all'inizio bellissimo, l'illuminismo, l'aufklärung, emancipare l'uomo dalla trascendenza, dalla tradizione e dalla rivelazione. Questo era bello, solo che emancipare per che cosa? I nostri rivoluzionari francesi hanno fatto questa bella dichiarazione dei diritti dell'uomo: libertà, uguaglianza, fraternità. Ma libertà fino a quel punto? Libertà di distruggere la natura all'infinito? Libertà di sfruttare il vicino, gli altri? Avevano pensato che a fianco della dichiarazione dei diritti dell'uomo si doveva fare una dichiarazione dei doveri, ma questa dichiarazione non l'ho mai fatta. E allora siamo rimasti con questa illimitatezza dei diritti senza doveri. Secondo il filosofo francese Jean-Pierre Dupuy, nella sua impresa di demistificazione, il mondo moderno non ha capito che i miti implicano che venissero fissati dei limiti alla condizione umana, dando al tempo stesso un senso a quei limiti, sostituendo il sacro con la ragione e la scienza. Il mondo moderno ha perduto ogni senso dei limiti, a quei limiti, e ciò facendo ha sacrificato il senso stesso. Quando la finitezza della condizione umana è percepita come alienazione e non come fonte di senso, si perde qualcosa di infinitamente prezioso in cambio del perseguimento di un sogno puerile. Dunque, per ritrovare un mondo comune dobbiamo scongiurare l'illimitatezza e ritrovare il senso della misura. Questo è necessario per costruire un futuro umano. Allora, scongiurare l'illimitatezza. Le generazioni attuali sono le prime a veder sorgere lo spettro di limiti invalicabili. In questo senso si può dire che, secondo me, la parola del poeta francese
Paul Valéry, il tempo del mondo finito è successo. Poiché già i primi avvertimenti disinteressati arrivati negli anni 70 del XX secolo con il primo rapporto al Club di Roma non sono stati ascoltati, per non parlare dei primi, ancora preante, primi avvertimenti della la primavera silenziosa della Rachel Carson in 1972. Allora la negazione dei limiti e lo spregio della misura oggi fanno sì che limiti e misura risorgano nella forma di catastrofi. Le conosciamo tutti: cambiamento climatico, contaminazione nucleare, nuove pandemie, fine del petrolio a buon mercato, esaurimento delle risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili, effetti deleteri dei prodotti chimici di sintesi, controproduttività dei nostri sistemi tecnologici, crisi sociali e fallimento urgente della promessa di felicità, minacce integraliste e terroriste, rivolte identitarie. Possiamo dire che siamo entrati nell'era dei limiti, su questo non c'è nessun dubbio. I limiti geografici sono i primi che incontriamo nella nostra avventura umana. Il limite definisce in primo luogo un territorio nello spazio. Storicamente l'idea di limite è nata nella geopolitica, è il limes dei vecchi romani. La natura ha dato all'uomo un territorio ineluttabilmente limitato, il pianeta Terra, con i suoi 51 miliardi di ettari, di cui i due terzi sono sommersi. La prima fotografia della Terra risale al 24 ottobre 1946, è stata presa a 160 km di altitudine e ha reso sensibile la finitudine del nostro mondo. Ma è soprattutto con le fotografie della Terra prese dalla Luna nel 1969 durante la missione Apollo e trasmesse da Neil Armstrong che l'uomo ha preso coscienza che il tempo del mondo finito era veramente iniziato. E non è escluso che il limite della Terra non è assoluto, perché per l'appunto si può andare sulla Luna, e non è escluso che nel cosmo ci siano altri pianeti abitabili. Dunque abbiamo la scelta tra colonizzare le galassie o cambiare l'uomo. Tuttavia, ammettendo che il progetto di colonizzazione delle galassie sia possibile, questo farebbe retrocedere i limiti, ma non li sopprimerebbe comunque. E se l'affrancamento dalla sfera terrestre fosse tecnicamente possibile, a che prezzo avrebbe il grande esodo del cosmo? In caso di evacuazione dell'umanità prima della morte del Sole o prima che la Terra diventi invivibile, come avverrebbe la selezione tra quelli autorizzati a partire e quelli votati a soccombere all'implosione? L'altra possibilità è la tentazione di oltrepassare i limiti dell'uomo. Per il premio Nobel per la biologia James Watson non c'è il minimo dubbio che se l'umanità si rivela incapace di adattarsi al mondo creato dalla scienza, bisogna modificare l'umanità.
questo uomo nuovo dovrebbe essere una produzione di massa per via di manipolazione genetica. Dovrebbe essere un uomo capace di sopravvivere e forse anche di prosperare in un mondo inquinato e ecologicamente degradato che l'uomo moderno ha sostituito a quello cui l'evoluzione lo ha adattato. In ogni modo, per la piena realizzazione dell'onnipotenza del sogno tecnoscientifico bisognerebbe far saltare questo sbarramento e creare un uomo nuovo. Non siamo più all'altezza delle macchine che abbiamo inventato, siamo diventati decisamente obsoleti, come l'ha bene descritto Gunther Anders con il suo bel libro L'uomo è antiquato. L'intelligenza cosiddetta artificiale è destinata a superare quella dell'uomo, come dimostra il fatto che il campione di scacchi Garry Kasparov nel 1977 alla fine è stato battuto dal computer IBM Deep Blue. Bisogna dunque mettere in cantiere il progetto prometeico di ricreazione dell'uomo. Protesi, innesti, manipolazioni genetiche dovrebbero servire allo scopo che permetterebbe di raggiungere l'obiettivo, ciò che in francese chiamiamo l'homme augmenté, l'uomo aumentato, l'uomo nuovo, il cyberman. Grande bella notizia, ironizza Pierre Legendre, un filosofo francese. L'avvento prossimo di un essere diverso dell'uomo, dell'era della post-umanità, questa versione ringiovanita dell'uomo nuovo, odora di déjà vu totalitario, ma affascina la filosofia up-to-date che non si cura del fatto che l'uomo e la cultura sono rinchiusi entro precisi limiti che corrispondono alla logica della rappresentazione. Già il filosofo Hans Jonas diceva: questo sogno ambizioso dell'uomo faber è ben riassunto nello slogan che l'uomo vuole prendere in mano la propria evoluzione non solo per conservare la specie e la sua integrità, ma per migliorarla secondo un proprio progetto. Stabilire se ne abbiamo il diritto, se siamo qualificati per questo ruolo demiurgico, è la questione più spinosa che si pone all'uomo che si scopre improvvisamente in possesso di un simile potere rispetto al destino. Una gara di velocità sarebbe dunque lanciata tra l'ingegnosità dei manipolatori dell'umano, già ben avviati sulla strada degli innesti meccanici e degli impianti genetici e il degrado delle condizioni di sopravvivenza sul pianeta. Gli scienziati e i tecnici inventeranno a tempo le protesi giuste per fabbricare l'umanoide di domani, il cyborg, il cyberantropo capace di prosperare in un ambiente degradato? Nessuno può saper rispondere. Questo oltraggio all'umanità forse è già sul punto di essere perpetrato. Nel frattempo, il risultato più visibile e più tangibile di questo progetto è la trasformazione del mondo reale, quello in cui siamo ancora condannati a vivere, in immondizzaio e discarica. I primi passi fatti fin qui su questa strada per la verità non sono molto incoraggianti. Le manipolazioni genetiche minacciano di compromettere la biodiversità. La biodiversità è la condizione della sopravvivenza della specie umana. Questi scenari, davvero da fantascienza,
ai quali l'umanità forse è destinata si basano comunque sull'idea che la tecnica può rispondere a tutti i problemi che essa stessa produce. Il che pone la questione del limite della conoscenza e del rifiuto di affrontare la dismisura della nostra forma di organizzazione sociale. Fondata o meno che sia questa fuga in avanti tecnicista, liquida sbrigativamente i problemi sociali e politici, o piuttosto presuppone che questi problemi siano a loro volta di natura tecnica o risolvibili con la tecnica. Se i problemi della megamacchina, per intendere la battuta di famoso Lewis-Montfort, cioè dell'organizzazione sociale del capitalismo globalizzato contemporaneo, che trasforma gli uomini in ingranaggi di un gigantesco macchinario, se questi problemi fossero tecnici o soltanto tecnici, allora forse bisognerebbe accettare questo destino con entusiasmo o con resignazione. Tuttavia, dato che la megamacchina è innanzitutto un'organizzazione sociale, il problema non sta tanto nel fallimento della scienza e della tecnica, né nella loro intrinseca perversione, quanto nella dismisura dell'uomo moderno. Le prospettive che abbiamo evocato non sono, data la situazione attuale, delle soluzioni per l'uomo e per l'umanità, ma semmai dei mezzi di sopravvivenza per altre specie che eventualmente emergeranno nella nostra posterità. Ma non sarebbe più ragionevole riterritorializzare la vita piuttosto che lanciarsi in questo tuffo vertiginoso e quanto mai arrischiato nell'ignoto? I limiti senza precedenti dell'ambiente che nostra generazione si trova ad affrontare non sono che un altro aspetto dei ben noti limiti della crescita, conseguenza dell'illimitatezza della modernità occidentale. Ma il superamento di questi limiti ci condanna al crollo. L'impatto dell'azione umana oggi ha raggiunto un livello tale da perturbare e modificare il funzionamento dell'ecosistema terrestre. A partire dalle analisi del premio Nobel per la chimica Paul Bruxell, gli studiosi riconoscono oggi che siamo entrati in una nuova era che hanno chiamato l'antropocene, un'era dove la geologia è modificata dall'azione umana. La nostra sovraccrescita economica si scontra con i limiti della finatezza della biosfera, già supera ampiamente la capacità di carico della Terra. Se si prende come indice del peso ambientale del nostro modo di vita, ciò che ora tutti conoscono, il nome l'impronta ecologica, ecological footprint, in termini di superficie terrestre o spazio bioproduttivo necessario, si ottengono risultati insostenibili sia dal punto di vista dell'equità dei diritti di estrazione dalla natura, sia dal punto di vista della capacità di rigenerazione della biosfera. Come si sa, oggi sovrappassiamo di 50% la capacità di rigenerazione della biosfera e gli esperti lo fanno come si fa il giorno del lavoro, il giorno della donna, hanno fatto un giorno dove la capacità di rigenerazione della terra è esaurita, si chiama l'offshoot day, e quest'anno l'offshoot day è arrivato in agosto, credo che
già in agosto avevamo esaurito la capacità di sostenibilità del pianeta. I limiti economici chiaramente sono strettamente correlati con i limiti ecologici. Se l'ecosistema esplode è proprio perché l'economia della crescita è fondata, come ho detto dall'inizio, su una triplice illimitatezza. Tuttavia, questo sempre di più su cui si basano il sistema capitalista e la società dei consumi non avrebbe potuto affermarsi se la scienza e la tecnica non avessero creato mezzi inauditi di sfruttamento e di distruzione della natura e non avessero fatto intravedere la possibilità di una potenza infinita. L'illimitatezza propriamente economica sta nel modo di produzione e nel modo di consumo. Se da una parte il pianeta oppone la sua finitezza alla dismisura tecno-economica degli uomini, d'altra parte questa dismisura si basa sulla perdita del senso dei limiti nel soddisfacimento sfrenato di desideri e nella creazione artificiale dei bisogni. Il limite economico è dunque altrettanto strettamente correlato con il limite morale e con i limiti culturali. La trasgressione del limite economico è il portato da una parte dell'avidità sfrenata che sfocia nell'accumulazione illimitata e d'altra parte dell'identificazione del desiderio con il consumo, entrambe frutto di una perversione del desiderio che ricerca un oggetto introvabile. Il punto di ancoraggio antropologico della società della crescita è dunque la suefazione dei suoi membri al consumo, come avviene per la droga. Possiamo dire che siamo tossicodipendenti dei consumi. Senza questa assuefazione, la pulsione accumulatrice dei capitalisti disporrebbe di uno spazio molto limitato. Il fenomeno consumistico si spiega con la colonizzazione dell'immaginario delle masse. Si tratta in particolare, grazie alla pubblicità, di convincere continuamente le persone a spendere non solo il denaro che hanno, ma soprattutto quello che non hanno per comprare cose di cui non hanno bisogno. Il consumo forsennato è diventato dunque una necessità assoluta per evitare la catastrofe che conosciamo oggi della crisi e della disoccupazione. Già il profeta della modernità, Hobbes, nel Leviatano, descrive con diletto questa ubris, questa dismisura propria dell'uomo occidentale. Lui dice: la felicità di questa vita non consiste nel riposo di uno spirito soddisfatto, poiché non è la tale finus ultimus o summum bonum, come si dice nei libri di filosofie morali. La felicità è un continuo flusso di desiderio da un oggetto a un altro e la conquista del primo non è che la via per conquistarne un altro, sicché in primo luogo metto come un'inclinazione generale di tutto il genere umano un perpetuo ed inquieto desiderio di potere che cessa solo con la morte. Mentre l'illimitatezza ecologica trova la sua sanzione nel crollo, nel collasso, l'illimitatezza economica e finanziaria la trova in primo luogo nella crisi. Come si sa, come sanno i bambini, ma noi non ci siamo dimenticati, come diceva il grande Marx,
non calma, Guccio, fate venire un bambino di 5 anni che lui capirebbe questa meglio. Gli alberi non possono salire fino al cielo. La piramide rovesciata del credito finisce per sprofondare, schiacciando l'economia sotto le sue rovine. Ma la crisi non è soltanto economica, è anche antropologica. Al di là di una certa soglia, la rincorsa indefinita della crescita si rivela non solo frustrante e contraproducente, ma diventa addirittura distruttrice della società. A livello politico riguarda da una parte la cancellazione, per così dire, orizzontale delle frontiere e l'emergere di un caos planetario, e significa d'altra parte la trasgressione, per così dire, verticale rispetto al campo di esercizio legittimo della politica, nonché la minaccia di un potere totale e totalitario che grava sul cittadino. È il regno, secondo Alain Badiou, filosofo francese, della barbarie della comodità come vuoto di idee sorretta da una potenza di tipo illimitato che si culla nell'incommensurabile della propria potenza. Questa perdita dei limiti orizzontali porta inevitabilmente alla cancellazione dei limiti verticali. Questa illimitatezza culturale dell'Occidente è problematica poiché ogni cultura si definisce in base ai suoi limiti. È incontestabile che nel mondo occidentale contemporaneo l'economia rappresenta un insieme di valori condivisi e si sostituisce alle credenze o alle religioni precedenti. Con la globalizzazione, l'economia diventa addirittura una nuova cattolicità, nel senso originario della parola cattolicos universale. Tuttavia, l'imperialismo economico concreto e l'imperialismo dell'economia nell'immaginario hanno ridotto la cultura a folklore e l'hanno relegata nei musei. Megamacchina tecno-economica anonima e ormai senza volto, l'Occidente sostituisce al proprio interno la cultura con una dinamica che funziona con l'esclusione e non con l'integrazione dei suoi membri, mentre ai margini, alla periferia, erode le altre culture in una logica di conquista, le scaccia come un rullo compressore. Non si tratta più di acculturare come in passato, ma di deculturare. L'Occidente è enocida e non, se non genocida. Si scontra con il paradosso conosciuto con il nome di teorema di Gödel. L'insieme di tutti gli insiemi non è un insieme. Non c'è una cultura di tutte le culture. Perché una cultura esista, bisogna che ce ne siano almeno due. Il pluralismo delle culture è una condizione della loro esistenza. Si può toccare con mano che l'imperialismo culturale occidentale porta il più delle volte a sostituire alla ricchezza antica soltanto un tragico vuoto. Si è parlato a giusto titolo a proposito del Sud di una cultura del vuoto. Tuttavia, la deculturalizzazione ha come unico limite l'esplosione, il vuoto di una modernità bastarda e disincantata è pronto a nutrire i progetti più deliranti. In reazione a queste minacce si scatena il furore universalista,
il trionfo dell'immaginario della globalizzazione, forma parossistica della modernità, ha permesso e permette una straordinaria impresa di delegittimazione del discorso relativista anche più moderato. Con i diritti dell'uomo, la democrazia e ovviamente l'economia per grazia del mercato sono entrate in scena delle invarianti culturali che non sono più discutibili. Si assiste a un ritorno in forze dell'etnocentrismo occidentale, illustrato dalle gaffe dei discorsi dei responsabili politici delle grandi potenze. Per esempio, nostro Sarkozy nel 2007, l'uomo africano non è entrato abbastanza nella storia, e il suo ministro Claude Guéant nel 2012, non tutte le civiltà si equivalgono. Per non parlare delle gaffe non meno famose di vostro Berlusconi. Allora, di fronte a queste illimitatezze, dobbiamo ritrovare il senso della misura. Il tentativo di rompere il cerchio di ferro della finitezza con una fuga in avanti tecnoscientifica che sia la migrazione nel cosmo o la modifica della specie non contribuirà certo a risolvere i problemi sociali e antropologici generati dall'illimitatezza. Il viaggio nel cuore dell'illimitatezza contemporanea ci porta necessariamente a riporre la questione dell'etica. Nella tradizione del pensiero greco, il limite è strettamente legato al senso della misura. Alla phronesis, o come l'ha tradotto vostro Cicerone, alla prudenza, mentre l'illimitato è legato alla dismisura, all'ubris, la prudenza è la virtù morale per eccellenza dell'uomo politico. Il paronimo, colui che sa fin dove ci si può spingere. Nelle società antiche la morale non era propriamente universale. Il perimetro dell'etico era il più delle volte circoscritto alla dimensione del gruppo. Gli obblighi valevano soltanto all'interno della tribù, della città, al massimo della nazione. Al di fuori non solo regnava la legge della giungla, ma la pirateria era considerata un'attività eroica. L'ideologia occidentale, soprattutto con il cristianesimo e il discorso della montagna, ha spostato le frontiere della morale, direi nel buon senso, ben al di là di quello che avevano tentato la tarda antichità, in particolare con lo stoicismo, o al di fuori dell'Occidente, le filosofie cinesi o indiane. Fondando una religione a vocazione universale, propriamente cattolica. Il cristianesimo denuncia l'arbitrarietà e la parzialità delle etiche pagane e delinea dunque indirettamente i contorni di una morale a sua volta universale. Basti pensare alla generosità senza limite, al buon samaritano, all'apertura al prossimo che rifiuta il limite etnico. Tuttavia, pur abolendo le barriere tra gli uomini, tra lo schiavo e l'uomo libero, tra l'ebreo e il romano, tra il lontano e il vicino, fine a quelle tra l'uomo e la donna, il cristianesimo mantiene comunque la separazione tra spirituale e temporale. Il date a Cesare, ripreso con forza da San Paolo e poi dalle due città di Sant'Agostino, ma al tempo stesso non definisce mai il limite che separa
che li separa, il spirituale e il temporale. Contro Pelagio, che sostiene che Dio ha dato all'essere umano la capacità di perfezionarsi senza limite, Agostino sottolinea la debolezza insita nell'uomo e la necessità di sottomettere la volontà all'obbedienza al dogma. Il pelagianesimo è stato condannato dalla Chiesa come eresia, ma ha finito per trionfare nella modernità. L'antropologo francese Louis Dumont non ha tutti i torti a vedere nel cristianesimo l'origine dell'individualismo, germe della dissoluzione generalizzata dei legami sociali che corrode l'Occidente. Con un'astuzia di cui la storia è maestra e di cui ha fornito innumerevoli esempi, lo scardinamento della gabbia identitaria ha finito per tradursi in un immoralismo corruttore, distruttore del legame sociale, propiziatore della banalità del male. Senza rigettare esplicitamente la morale, anzi al contrario, la tarda modernità la abolisce con una sorta di ideologia tecnologica che rende caduca qualsiasi norma vincolante imposta agli individui. Rifiutare ogni limite, trasgredire, sembra diventato l'unico ideale morale di un'ipermodernità in crisi. Dunque bisogna affrettarsi a uscire dall'arena dell'illimitatezza. La società occidentale è la sola nella storia ad aver liberato quello che tutte le altre hanno tentato, con maggiore o minore successo, di arginare, e cioè le passioni tristi di Spinoza, ambizione, avidità, invidia, egoismo, e le passioni aggressive di Freud, prossime a deprime, e che per Freud stesso sono responsabili del disagio della civiltà. Più esattamente, la modernità ha creduto, con Bernard de Monville e con Adam Smith, che i vizi privati canalizzati dall'economia e tramite l'interesse, come l'ha analizzato bene Hirschman, diventavano virtù pubbliche e operavano all'insecuta degli stessi attori a vantaggio del bene comune. Forse colui che l'ha capito meglio è vostro Berlusconi. Tutti i vizi e la svimpatica arricchirono gli italiani. E allora, di conseguenza, potevano essere scatenati senza pericolo. È questo che oggi ancora si impara nelle scuole di economia e non solo. Greed is good, l'avidità è una buona cosa. Avanti ragazzi, guardate al vostro interesse, siate dei killer, prendete tutto quel che potete. Se avete visto quel bel film, Le Loup de Wall Street, il lupo di Wall Street, ed è illustrato benissimo questa mentalità. Il risultato chiaramente è ben lunghi dal corrispondere alle attese dei partigiani del laissez-faire. Come già Aristotele, con la condannazione della crematistica, rinunciava al pericolo quando il desiderio non è più indirizzato verso la buona vita, ma verso la sola sopravvivenza. Accumulare i mezzi per vivere biologicamente senza preoccuparsi del bene e del giusto. Nella Grecia antica, gli eroi che soccombevano alla loro ubris, alla dismisura, erano puniti dal fatto. La dismisura va controllata e padroneggiata. È a questo che serve la società,
e si capisce bene perché la Margaret Thatcher ne aveva decretato l'abolizione quando lei ha dichiarato: non esiste una cosa come la società, esistono solo degli individui. There is not such a thing as a society. Il crollo che si annuncia è la punizione che la realtà riserva a questa perdita di limite. È tempo di riportare l'economia all'interno dell'etica, sperando che non sia troppo tardi. La ricomposizione del reale dall'immaginazione del progetto prometeico della modernità finisce per distruggere la capacità di provare dei scrupoli. Il passaggio dal buon governo degli autori classici italiani soprattutto alla good governance delle istituzioni finanziarie internazionali soprattutto anglosassoni è rivelatore dello scivolamento che si è descritto. Il buon governo rappresentato nell'affresco di Ambrogio Lorenzetti nel Palazzo Comunale di Siena, per esempio, o nei bassorilievi della statua di Ranuccio Farnese di Francesco Motti a Piacenza, ha il compito di contrastare le passioni tristi di Spinoza e la missione di rendere giustizia ai cittadini. Di qui l'importanza di mettere al centro della città la statua della giustizia, come avveniva in passato in tutte le città, anziché la borsa o le banche. Il contrasto tra la vecchia Francoforte, dove quella statua troneggia davanti ai resti del Palazzo Imperiale, e la nuova Francoforte dominata dalle torri gemelle della Commerzbank e della Banca Centrale Europea è impressionante. La governance è il risultato del passaggio dal buon governo pubblico alla gestione delle imprese giganti, la corporate governance, governamento impresa. Il concetto emigra poi a sua volta in campo politico con la controrivoluzione neoliberista e si ritrova applicato tanto a livello della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale, quanto a livello della Commissione Europea e delle amministrazioni pubbliche. L'istruzione, la cultura, la sanità, anche le prigioni devono essere gestite come delle imprese, dunque privatizzate il più possibile, direttamente o indirettamente. Porta alla distruzione dei beni comuni, dato che il comune non c'è più. La good governance è il prodotto di un partenariato pubblico-privato nel quale gli attori pubblici tradizionali sono controbilanciati, se non sopraffatti, dalle banche e dalle lobbies. È un meccanismo decisionale, in teoria affidato a esperti, in realtà alle lobbies, per supplire alla pretesa impotenza e inefficienza della democrazia rappresentativa e partigiana, a difendere in modo adeguato gli interessi del business.